Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria del Carmelo, che macchia non ha, o Madre di Dio, o Vergine pia, e guarda, o Maria, siam figlia ai tuoi piedi, e viva la bella Regina del cielo, Maria del Carmelo, che macchia non ha. Sono nel cammino della vita, nelle varie attività, perché sostenuti dalle loro preghiere possiamo compiere il nostro ministero di luce, di guida, di incoraggiamento nella via del bene. Invochiamo quindi l'intercessione della Madonna del Carmelo. Nel terzo mistero la consideriamo come madre della Divina Grazia quando dà al mondo il figlio di Gesù nella stalla di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Thank you.
sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Madre di coro del Carmelo, regina del Purgatorio, prega per noi. Tu, Madre di grazia, siamo noi, siamo tuoi figli, accoglimi, proteggici ogni ora, e viva la bella regina del cielo, Maria del Carmelo. D'eterno splendor e viva la bella regina del cielo, Maria del Carmelo. Distendanti ai lati, a destra e a sinistra. Che macchia dona all'anime afflitte nel fuoco purgante, affretta l'istante che tanto brama, e viva la bella regina del cielo, Maria del Carmelo. Introdurre la venerata immagine della Madonna del Carmine nella Chiesa, al termine di questa manifestazione di fede e di amore alla Madonna che abbiamo oggi invocato nella Chiesa Universale come Madre del Coro del Carmelo. Ringrazio tutti coloro, in modo particolare i terziani, sia quelli veterani, sia quelli freschi di questa sera, sia i novizi carmelitani che iniziano questo cammino di testimonianza di amore alla Madonna nella frequenza alla preghiera nel mercoledì e nel sabato, perché danno una testimonianza in modo d'oggi sia ai loro coetanei se giovani o adulti secondo l'età di coloro che hanno dato l'adesione. È bello che da parte di fratelli cristiani ci sia questa possibilità di cambiare il mondo in meglio. Dipende da noi se riscopriamo il valore della preghiera nella nostra vita. Sono più di 30 anni che la Madonna ripete incessantemente: pregate, pregate, pregate. Non ha altro da dire? No, perché la preghiera è la cosa più importante che è dato di fare all'uomo. Nessun animale piega le ginocchia invocando Dio, solo l'uomo lo può fare.
e a volte lo rifiuta di fare e il mondo va male perché manca questo suo dovere esistenziale. Ecco perché abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri che credono che il mondo andrà meglio se faceremo più largo a Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nella nostra società, nella nostra Italia, nella nostra Europa, che sembra vantarsi di cristianizzarsi sempre più. Non c'è futuro, diceva il beato Giovanni Paolo II, a un albero senza radici c'è solo la morte. Se noi rifiutiamo, noi europei, alle nostre radici cristiane, non abbiamo futuro. Scompariamo come identità. Noi che abbiamo portato lo sviluppo, i diritti umani in nome del cristianesimo, possiamo scomparire perché non crediamo più e non accogliamo quell'eredità che i nostri padri ci hanno lasciato. La fede nella Chiesa guidata dal Vescovo di Roma, il successore di Pietro, e i Vescovi legati a lui, i sacerdoti legati a lui, i fedeli legati ai loro sacerdoti. Allora si fa una cordata di fede sostenuti dalla preghiera. Ecco, il terzo ordine carmelitano inserito nel contesto sociale diventi lievito, fermento di una nuova civiltà, la civiltà dell'amore fondata sulla croce di Cristo, irrorata dalla fede e dalla nostra preghiera. Ed ora, per intercessione della Vergine Maria, madre del coro del Carmelo, invoco su di voi la benedizione celeste che estendo alle vostre famiglie, ai vostri anziani, ai vostri ammalati, ai vostri piccoli che conservino l'innocenza, ai vostri giovani che scoprono la bellezza e la fierezza di sentirsi e proclamarsi cristiani. Per intercessione della sempre Vergine Maria, l'Immacolata Madre di Dio assunta in cielo, Madre del coro del Carmelo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi, le vostre case, e vi rimanga sempre. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Quando il sole in alto splende, le colline e il mondo indora, quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensiero. Quando a sera si scolora, ti saluta. Dopo questa bella serata, che offriamo come sauna mariana in onore della Madonna del Carmelo, siete tutti invitati sul terrazzo a rinfrescarci un po' con il colore che la Divina Provvidenza offre per tutti. Allora, le terziane si devono andare a fare questo servizio paterno, offerta del velo.